studiare subito, quindi dedicata a chi è agli inizi del gioco del biliardo, avevo pensato di scegliere come tema un tema un po' generico, delle considerazioni generiche sui tiri diretti, ovvero sia sul gioco di prima. I tiri diretti sono i tiri in cui con la nostra battente possiamo andare a colpire direttamente l'avversario, perché in mezzo non abbiamo ostacoli. I tiri diretti sono i tiri principi più o meno di questa specialità, soprattutto delle altre specialità, carambola, pool, snooker, piramide russa. Nella maggior parte dei casi i giocatori optano per il tiro diretto, hanno a disposizione il tiro diretto, con la propria battente andranno a colpire direttamente la biglia oggetto, la biglia che si intende colpire. Nella specialità secca, quindi 5-9 birilli, c'è questa piacevole caratteristica, secondo me una delle caratteristiche che rende questa specialità la più bella di tutte le specialità del biliardo, secondo me. Questa caratteristica è che, tra le altre, è che c'è una buona alternanza di tiri diretti e tiri di sponda. Se noi vediamo una partita, vedremo che i tiri diretti e i tiri di sponda indicativamente si presentano con uguale frequenza. Poi ovviamente dipende sempre dalla partita, dal livello di chi gioca o da come si svolge, dalla strada che prende quella partita lì. Però diciamo che indicativamente nella specialità stecca 5-9 birilli, tiri di calcio e tiri diretti si presentano con uguale frequenza. Ad ogni modo, anche nella specialità stecca, i tiri diretti sono il principe del gioco, in quanto tutti i più grandi campioni, sia attuali che del passato, sono stati principalmente dei bravi colpitori. Bravi colpitori cosa significa? Significa essere bravi appunto su questi tiri diretti. Significa essere bravi ad eseguirli, a prendere la giusta porzione di palla, controllando bene la propria battente, facendo punti ovviamente, ottenendo rimanenza, ottenendo difesa a fine corsa, evitando i rimpalli, evitando di andare a bere, tutto quanto. E riuscire a fare tutto questo magari anche da posizioni difficili, perché spesso nelle partite che si vedono in televisione si sente dire ma questo giocatore è un bravo colpitore, vuol dire quella cosa lì, che è molto bravo ad eseguire i tiri diretti, a fare punti di difesa su quei tiri lì, ad essere preciso, magari partendo anche da posizioni difficili, perché non tutte le posizioni del biliardo sono facili. Quindi, tiri diretti, tiri in cui possiamo andare a colpire direttamente la biglia avversaria con il nostro battente. Di questi tiri diretti, in questa serie di video qua, ne abbiamo già visti un paio. È stato dedicato un video al traversino, poi allo striscio e poi all'angolo. Come già detto, sono tre tiri che sono parenti stretti, quindi va bene studiarli l'uno in seguito all'altro, secondo me, perché hanno lo stesso meccanismo di valutazione. Hanno la caratteristica comune che facendo la prova biliardo con una biglia sola, quella biglia lì restituisce delle informazioni valide sia per il tiro diretto che per il tiro di calcio, perché questi tiri, traversino, striscio e angolo, esistono sia nella versione diretta che in quella di calcio. Quindi hanno queste caratteristiche comuni che secondo me viene naturale, viene facile studiarli a braccetto così l'uno di seguito all'altro. Nei video dedicati a questi tiri diretti qui ottenere il posto erano state esposte delle linee di base, che quelle sono le linee di base, sono quelle linee teoriche che teoricamente mi convergono sul birillo rosso. Il castello è l'obiettivo del gioco di questa specialità, quindi devo arrivare lì, io delle traiettorie che teoricamente mi convergono sul birillo rosso, quindi che mi arrivano a castello, al centro, teoricamente al centro del mio obiettivo. Quindi erano state esposte con un sistema, ce ne sono ovviamente tanti altri,
erano state esposte con un sistema queste linee teoriche qua, e poi avevamo visto la fattispecie semplice di avere entrambe le miglia battenti l'avversaria esattamente allineate lungo una di queste linee teoriche. Così facendo si potevano ottenere i punti e anche la difesa, semplicemente andando sul pieno di biglia con un colpo in testa, che è sempre effetto. Ovviamente in partita cosa succede la maggior parte delle volte? Che non è per niente detto che io ho entrambe le biglie battenti avversaria allineate lungo una linea teorica per un tiro diretto. Sì, può capitare, va bene, la fattispecie è più facile, ma la maggior parte delle volte potrò avere un tiro sul largo oppure al contrario sullo stretto, perché le due biglie battenti avversaria non sono allineate entrambe sulla stessa linea teorica per il rosso di quel tiro lì. Quindi la prima cosa che devo saper valutare quando ho davanti un tiro diretto è riuscire a capire se le biglie sono orientate giuste oppure se il tiro al contrario è sul largo oppure sullo stretto. Con un po' di pratica di gioco questa cosa si capisce a occhio, si vede subito con un po' di pratica. All'inizio magari è un po' più difficile. Tuttavia è comunque possibile riuscire a spiegare vagamente se il tiro diretto che abbiamo a disposizione è sul largo o sullo stretto. Possiamo fare un esempio partendo sempre dal tiro di angolo. In questi tre tiri diretti, traversino, striscio e angolo, la valutazione parte sempre dal valutare la biglia avversaria. Quindi poniamo di avere una biglia avversaria messa lì, adesso fattispecie tiro di angolo, inizio a valutare il tiro andando a ricercare qual è la linea ideale per il rosso che passa per il centro di quella biglia lì. Le linee ideali per il rosso le abbiamo viste nei video precedenti, quindi quali diamo per acquisite eventualmente si possono andare a rivedere. Tiro di angolo, io devo trovare la linea base teorica per il rosso che passa per il centro di quella biglia lì. Su questo biliardo qua direi che indicativamente quella linea potrebbe essere questa. Quindi da questo diamante qua una linea che mi va a convergere sul 9, magari anche sul 10. Su questo biliardo qua. Io valuto che su questo biliardo qua questa linea che parte da questo diamante e va a finire lì sul 10 è una linea teorica per il rosso. Se io tiro con colpi in testa secondo questa linea qua, la biglia qua le due sponde corpo a lungo va a finire sul rosso. Ammettiamo che sia così. Quindi questa è la linea teorica per inviare questa biglia sul rosso. Se la mia biglia battente è allineata anche lei lungo, esattamente lungo questa linea teorica qui, che adesso visualizzo con la stecca, posso andare sul pieno di biglia senza effetto, la biglia andrà sul castello e otterrò, se applicando la forza giusta, ottengo poi anche la difesa. Questo l'abbiamo già visto nel video della biglia, questo tiro qua, il tiro di angolo. Cosa può succedere? Che la biglia battente, la bianca, può essere spostata più in qua, o più in là rispetto a questa linea qui. Se fosse spostata fin qua, il tiro sarà sul largo, sarà impostato sul largo. Cioè se da questa posizione qua prendo piena la biglia avversaria gialla senza effetto, il tiro verrà largo, quindi non andrò sul rosso ma passerò qui o magari ancora più in là, magari sul castello non ci vado neanche, sicuramente passerò da qui in là. Se al contrario questa biglia battente bianca fosse spostata più in qua rispetto a questa linea teorica che sto visualizzando con la stecca, il tiro è impostato sullo stretto. Cosa vuol dire? Che se da questa posizione di biglie qua provo a tirare il tiro di angolo andando su biglia piena con colpi in testa, la
la diglia d'avversaria farà le due sponde molto lunghe e passerà sullo stretto rispetto al rosso. Magari faccio uno di questi momenti qua, magari faccio niente, perché tenderà a passare da qui in poi. Come fare per capire, adesso io conoscendo il gioco lo vedo subito se tira sul largo o sullo stretto, però come dicevo prima si può spiegare geometricamente questa cosa qui. Adesso io ho una biglia avversaria gialla, abbiamo detto che così com'è, per inviarla sul rosso, la sua traiettoria teorica sul rosso corrisponde ad un punto di mira, su sponda corta qui. Io devo mirare in corrispondenza di quel diamante lì, del 10. L'ho messa proprio in mira quel diamante lì, così visualizziamo bene il punto di mira. Eventualmente possiamo andare a evidenziarlo con un ometto, così non ce lo dimentichiamo. Quindi linea teorica per il rosso, per un tiro di angolo, devo mirare in corrispondenza, in linea diamanti, a questo diamante qui. Adesso dove ho messo proprio il birillo. Ammettiamo di avere una biglia battente messa qua. Volendo ci sarebbe anche il tiro di spacco, ma lasciamo perdere un attimo, concentriamoci sul tiro di angolo. Io ho la biglia battente messa qua, ho la biglia messa qui. Se io traguardo i centri delle due biglie, cioè tiro la linea che passa per i centri di entrambe le biglie e la prolungo sulla sponda di mira lì, sulla corta lì, vedo che questa linea mi va a intersecare la linea diamanti della sponda di mira in un punto superiore al 10, più o meno è sul 13, comunque sicuramente in un punto superiore al 10. Quando per il tiro di angolo questa linea va a intersecare la linea della linea diamanti della sponda di mira in un punto superiore rispetto al punto di mira, al punto della linea diamanti che corrisponde alla linea ideale che passa per l'avversaria, vuol dire che il tiro è sul largo. Perché nel tiro di angolo, più sposto il punto di mira in questo senso qui, lontano dall'angolo, allargherò il tiro. Se al contrario, vediamo di vedere le biglie messe così, la linea che passa per entrambi i centri delle due biglie, quindi questa linea qui che adesso visualizzo con la stretta, va ad intersecare la linea diamanti della sponda di mira in un punto inferiore rispetto al punto di mira della linea teorica per il rosso che passa per l'avversaria, il tiro sarà sullo stretto. In questo caso qui, il punto teorico dove dovrei inviare l'avversaria, quello che ho detto prima, l'ho visualizzato in un momento, così non ci scappa. Tirando questa linea che passa per i centri delle due biglie, vedo che questa linea mi va a intersecare al punto più o meno 4,5, anziché 10, quindi un punto inferiore. Quindi il tiro è chiaramente impostato sullo stretto. Nel tiro di angolo, più avvicino il punto di mira a quell'angolo lì, e più il tiro verrà stretto. Ecco, con questa semplice prova geometrica mi dà la controprova del tiro quando è impostato sul largo o quando è impostato sullo stretto. Per essere giusto dovrebbe essere così. Questa linea qua, la linea che passa per i centri delle due biglie, mi va a convergere sul punto di mira, sulla linea diamante, della sponda corta di mira, esattamente nello stesso punto che corrisponde alla linea teorica per il rosso che passa per l'avversaria. Ci vuole più tempo a spiegarlo che a capirlo. Stessa cosa per lo striscio. Se io ho un tiro di striscio, anche in questo caso per lo striscio valuto inizialmente l'avversaria. Mi cerco la linea teorica che passa, la linea teorica per il rosso relativa al tiro di striscio che passa per l'avversaria. Adesso io la metto su una linea teorica secondo cui dovrei
che sarebbe questa qui, me la metto comoda. Per il tiro di striscio, quella biglia lì, avversaria, è messa in un modo tale per cui dovrei mirare, dovrei farla convergere linea diamanti su questo punto qua, sul 10, me lo metto in uno sul 10, che è facile da visualizzare. In pratica devo colpire l'avversario con la battente, devo fare in modo che l'avversario faccia questa strada qui, che adesso sto visualizzando con la stecca. Di nuovo, se ho la mia battente, ho la fortuna di avere la biglia battente esattamente lungo questa linea qua, come abbiamo visto nel video relativo al tiro di striscio, come prima andrò sul pieno di biglia, sempre stretto, lo so già, abbiamo già visto, il tiro uscirà. Se al contrario questa, la mia biglia battente fosse spostata più in qua o più in là rispetto a questa linea, ecco che avrò un tiro rispettivamente sul largo o sullo stretto. Anche in questo caso avrò tiro sul largo quando la linea che passa per i centri delle due biglie mi va ad intersecare la linea diamanti della sponda di mira in un punto superiore al punto della linea teorica che passa per il centro dell'avversario. Praticamente, anziché questa linea, anziché finire sul 10, con le biglie orientate così, vedo che mi finisce più o meno. Prendiamo la seccone. Vedo che mi finisce più o meno sul 12-13. Comunque, sicuramente in un punto superiore a 10. Se tirassi così, andando sul pieno di biglia senza effetto, il tiro uscirebbe largo, la biglia avversaria passerebbe più in largo, più sul largo rispetto al rosso, passerebbe da qui in poi. Poi magari riesco a fare lo stesso uno con metri esterni, però sicuramente non va a finire sul rosso. Al contrario, se questa la mia biglia battente fosse spostata ad esempio così, qui la linea che passa per i centri delle due biglie mi va a convergere sulla linea davanti della sponda di mira in un punto inferiore rispetto al punto di mira della linea teorica che passa per la battente, linea teorica per il rosso. Qui addirittura mi va a finire quasi a zero, più o meno a 1, 2, adesso più o meno 2 o 3. Comunque sicuramente in un punto inferiore rispetto a quello che è segnato lì, ci ho messo, lo metto apposta per visualizzarlo. Quindi da questa posizione qua, se io vado sul pieno di biglia senza effetto, il tiro uscirà stretto. Questo è un biliardo nuovo, questo tiro tende a stringerlo, quindi mirando così, secondo me, non farei neanche questo metto qui. La biglia probabilmente passerebbe qua, la biglia avversaria, andando sul pieno di biglia senza effetto. Segno invertito per quanto riguarda il traversino. Nei tiri di angolo, sia nei tiri di angolo che nel tiro di striscio, più il punto di mira si allontana dall'angolo e più il tiro esce largo. Al contrario, più il punto di mira si avvicina all'angolo della sponda di mira, più il tiro uscirà stretto. Per il traversino è il contrario, ma è facilmente comprensibile perché è intuitivo come funziona il traversino. Anche qui per il traversino la prima cosa che devo fare è valutare l'avversaria. Io valuto che da questa linea qua dovrei mirare a 6, quindi qua, dovrei far convergere la biglia avversaria in quel punto lì per mandarla sul rosso. Lo visualizziamo sempre con il pallonetto, 6 più o meno è qua. Quindi, per il traversino, con una biglia messa così, ho questa linea teorica qui. Di nuovo, se la battente è esattamente lungo questa linea teorica, abbiamo già visto come fare. Se fosse più in qua, il tiro sarebbe impostato sullo stretto. Andando sul pieno di biglia, senza effetto, la biglia passerebbe da qui in poi. Se fosse così, sarebbe impostato sul largo, andando così. Pieno di biglia senza effetto, la biglia avversaria passerebbe sul largo, quindi da qua in poi, rispetto al castello.
teorica per l'avversario, per andare sul rosso, mettiamo di avere una battente messa così. La linea che passa per il centro di entrambe le vigne mi va a convergere non in quel punto lì, ma in un punto superiore, mi va, è più o meno sul 7,5, 7,5, 8. Quindi in questo caso è facile capirlo perché è intuitivo, avendo un angolo più stretto, una diagonale più stretta, la vigna uscirà più stretta, quindi sullo stretto rispetto al rosso. Perché va ad intersecare la linea diamanti della sponda di mira in un punto superiore rispetto al punto della linea teorica che passa per la battente. Qui è il contrario. Se invece avessi la biglia battente spostata più in qua di questa linea teorica per l'avversario, la linea teorica con le biglie messe così, la linea che passa per i centri delle due biglie va ad intersecare la linea diamanti della sponda di mira in un punto inferiore rispetto a questo qua, mi va a finire sul più o meno 3. In questo caso il tiro verrebbe, è facile da capire, sul largo, la biglia avversaria passerebbe di qua. Quindi per traversino al contrario, più mi avvicino allo zero dell'origine, più il tiro uscirà largo, più mi allontano, più il tiro uscirà stretto. La differenza è dovuta al fatto che il traversino è un tiro con un numero di sponde dispari, un tiro di una sponda. L'angolo e lo striscio sono un tiro con un numero di sponde pari, due sponde. Quindi questa è la dimostrazione geometrica per vedere se un tiro è impostato sul largo o sullo stretto. Ripeto, nella pratica poi dopo poco tempo si viene naturale, vedendo subito, senza fare tanti calcoli, è chiaro che un traversino così è impostato sullo stretto, traversino in una passata. Se il tiro è impostato sullo stretto sul largo, ma di poco sullo stretto e di poco sul largo, cioè se non si discosta quindi tanto dalla linea giusta per andare sul rosso, il giocatore potrebbe comunque optare per l'opzione di andare su biglia, ugualmente su biglia piena senza effetto, come se stesse tirando il tiro impostato sul giusto, anche se ha valutato che tanto il giusto non è. Perché tirando in questo modo si garantisce la possibilità di mantenersi in gioco, in quanto va su biglia piena senza effetto, ha un ottimo controllo della battente ed ha anche una buona possibilità di ottenere una difesa a fine corsa. Quindi si garantisce questa possibilità qua, a scapito del fatto che sa di ottenere meno punti. Perché se valuto che un tiro leggermente sul largo oppure sullo stretto, vuol dire che tirando su biglia piena con colpi in testa sul rosso non ci vado, però magari farò uno o due birilli bianchi sul largo e sullo stretto. Quindi questa scelta è una scelta un po' di tipo conservativo, è una via di mezzo tra un tiro di attacco e un tiro di difesa. È un tiro in cui io fin dall'inizio rinuncio ad una marcatura, a ricercarmi una marcatura piena sul castello, a fronte del vantaggio di conservarmi il gioco. Quindi piuttosto faccio meno punti, ma voglio garantirmi, o quantomeno provarci, voglio garantirmi una posizione di biglia ottimale a fine corsa, in modo che l'avversario, dopo nel tiro successivo, ha qualcosa di difficile, magari alle biglie divise rispetto al castello, magari glielo lasciate vicino a sponda, e quindi a sua volta tirando è in difficoltà, magari farà niente, magari mi lascia una posizione facile nel tiro successivo posso provare a marcare il massimo. Quindi una scelta di tipo conservativo di questo tipo. Al contrario, se sono in chiusura o se sono molto avanti con il punteggio, posso optare per l'altra opzione, tiro su stretto, sullo stretto, sullo largo, sul largo, e voglio comunque tentare di correggerlo
mandarlo sul rosso, quantomeno provarci, perché magari sono in chiusura, mi mancano quei puntini, voglio chiudere, oppure perché sono talmente tanto avanti che se anche se nel tiro successivo lascio il mio avversario un tiro a vista, anche se dopo mi marca qualcosa anche lui, a quel punto lì non fa più tanta differenza della partita. Quindi diversi atteggiamenti che possono variare a seconda della situazione della partita, del momento della partita, a seconda anche di quello si sente il giocatore in quel momento, perché a volte non ce la si sente di fare qualcosa, si opta per un qualcosa per la quale si sente, eccetera, eccetera. Quindi anche, ovviamente, quando ho il tiro diretto impostato sul lato, sullo stretto, posso provare. Posso provare a tentare di correggerlo per tentare di dare la miglia avversaria sul rosso, a tentare di ottenere il massimo dei punti. Volendo provare a fare questa cosa qui, a correggere il tiro per fare andare la miglia sul rosso, cercare di ottenere un massimo dei punti disponibili, dovrò andare a variare uno o più elementi del tiro. Gli elementi del tiro quali sono di ogni tiro, sia diretto che di calcio? Sono la mira, che nel caso dei tiri diretti si traduce nella quantità di palla. Quindi, primo elemento mira. Secondo elemento, l'effetto, punto di attacco sulla biglia, che corrisponde al punto in cui materialmente colpisco la biglia con il foglietto della stecca. Posso colpirla sopra, sotto, più a destra, più a sinistra, eccetera. 3. La forza. La forza si può tradurre con un'unità di misura di lunghezza, quanta strada faccio fare alla sua biglia. Se la colpisco piano, farà pochissima strada. Se la colpisco forte, fa tanta. Sembra una cosa abbastanza intuitiva. Il quarto elemento del tiro, di ogni tiro, sarebbe la sbracciata. La sbracciata fa un po' da collante di tutti e tre i primi elementi, è come se li mettesse tutti insieme, se li coordinasse, se li mettesse a puntino. È un elemento legato alle caratteristiche personali del giocatore, quindi man mano che il giocatore fa esperienza affinerà la propria sbracciata. Quindi è già una cosa un po' più difficile da spiegare con una linea meramente teorica, mentre è molto facile spiegare una quantità di palla, un effetto, una forza. Per spiegare l'effetto si fa di solito un disegnino con una biglia, si mette un puntino sul punto dove si deve colpire la biglia, e poi lì abbiamo spiegato l'effetto senza far tante parole. Con la sbracciata è già un po' più difficile, perché è già un elemento che sfugge un po'. Tuttavia, anche all'inizio si può dare qualche suggerimento per orientarsi. Quindi, gli elementi del tiro, mira, punto di attacco su biglia, forza e sbracciata, andrò a variare uno di questi, oppure in combinazione, magari anche due o tre o tutti e quattro di questi, per tentare di correggere questa biglia nel caso in cui mi trovo un tiro diretto che è impostato sullo stretto o sul largo. Adesso forniremo ovviamente solo qualche piccolo esempio, perché entreremo in questo discorso in una fattispecie di casistiche nella quale secondo me risiedono, tra virgolette, i segreti del biliardo. All'inizio magari si pensa che i tiri più difficili siano quelli di calcio, magari di tre sponde, sì, ok, bisogna saper rivalutare. Però alla fin fine, che una volta che si è imparato ad orientarsi, i tiri non sono quelli così difficili. Nei tiri diretti, impostati o troppo sul lato o sullo stretto, che cosa succede? Che entrambe, nel tentativo di inviare l'avversario a castello, entrambe le biglie corrono. Quindi ed è più difficile mandare l'avversario a castello, ottenere una difesa fine corsa, evitare di andare a bere con la nostra,
schivare tutti i rimpalli che spesso si presentano, perché in queste fattispecie di tiri qua spesso si presentano. Per cui è in questo campo qui che si vede, secondo me, l'esperienza e la bravura del giocatore. Quindi qui, essendo un discorso impostato, un discorso basico, ci limitiamo solo ad aspetti appunto di base, poi magari con altri video che già su YouTube ce ne sono presenti parecchi, che forniscono diversi spunti, uno si può un attimo approfondire, un attimo regolarsi. Quindi qua facciamo qualche esempio proprio di base per capire il senso del discorso, immaginando appunto di rivolgere questo video a chi è all'inizio del gioco. Quindi partiamo dal primo elemento, quantità di palla. Se io ad esempio, facciamo un esempio con il tiro di striscio diretto. Io ho la biglia avversaria messa in un punto. Ripeto, nella valutazione del tiro diretto parto sempre per il tiro di striscio con la valutazione della biglia avversaria. Valuto qual è la linea teorica per il rosso che passa per il centro della biglia avversaria. Ammettiamo che sia questa qua. Più o meno, indicativamente, secondo me, su questa biglia larga è questa qua. Se ho la biglia battente messa non su questa linea, ma da questa parte qua, ecco che il tiro è impostato sul largo. L'abbiamo spiegato prima, adesso con un po' di esperienza lo si vede subito, occhio che sto striscio sul largo. Perché tirando su biglia piena, con questa posizione di biglie qua, più o meno vado a finire qui. Io invece ho valutato che la biglia avversaria deve battere sulla sponda in corrispondenza di questo diamante qua. Allora cosa posso pensare di fare? Ma invece che prenderla piena, la porziono un po' sulla destra, così lei si sposta, non parte così, ma si sposterà un po' verso sinistra, mi va a convergere verso quel diamante lì. Potrebbe essere un'idea prenderla non piena, ma un pochino sulla sua destra. Più o meno sono riuscita a correggerlo. In questo caso fin troppo, perché da largo è diventato stretto. A questo biliardo tendo un po' a stringere, per cui tiro anche fatto così per me va più che bene. Quindi, un esempio con il tiro di striscio. Anche per il tiro di angolo posso pensare la stessa cosa. Se io ho un tiro di angolo impostato sul largo, io sono così e sul largo. Per farlo stringere cosa devo fare? Devo fare in modo che la biglia avversaria batta non lì, ma un po' in giù verso l'angolo della sponda di mira. Per cui posso dire, ma provo a prenderla non piena, ma la porziono un po' a destra, così lei parte non dritta, ma si sposta un po' verso sinistra, la battere in un punto più in giù e magari riesco a stringerlo per fare questo tiro qua. Adesso non l'ho stretto abbastanza, ok. Quindi questa potrebbe essere una soluzione valida. Ovviamente bisogna individuare qual è la giusta porzione di palla. Adesso ho fatto questo tiro, non l'ho stretto abbastanza, vuol dire che l'ho presa ancora troppo grossa, devo prenderla più fine. Prendendola più fine la biglia sarebbe battuto più in giù, il tiro si sarebbe stretto e avrei fatto il castello. Invece adesso, nell'esecuzione che ho fatto adesso, è uscito comunque largo, perché non l'ho corretto abbastanza. Quindi dovrei riuscire ad individuare qual è la giusta porzione di palla. Argomento che qui lungo da dibattere, che qui adesso non vedremo perché sì. Più che spiegarlo teoricamente, ci sono dei metodi per spiegarlo in un video successivo. Più che spiegarlo teoricamente, poi si fa prima a comprendere con la pratica di gioco. Quindi io so che la posizione, metto l'angolo sul largo, anziché prenderla piena, tirando in questo senso qua, devo porzionarla un po' destra e il tiro si stringe. Inizio a sapere quello. Quindi, variazione della porzione di palla, che sembra la soluzione più facile, più intuitiva. Se
sembra abbastanza intuitiva questa soluzione qua. Problema. Nell'attimo in cui prendo la biglia avversaria non più piena ma la porziono di qua o di là, la battente per forza di cose non potrà fermarsi lì, si sposterà anche lei, infatti adesso si è spostata. Quindi questa cosa mi va a compromettere quella che è potrebbe andarmi a compromettere quello che è l'ottenimento della difesa a fine corsa. Magari io un angolo sul largo, dico, ok, la porziono la biglia e la faccio andare su un castello. Magari anche se riesco a far andare l'avversario su un castello, quindi l'avversario prende, diciamo, la strada giusta e viene magari qua, terrà giù qualche birilli, magari si fermerà qui, ad esempio. Nel frattempo la mia battente magari si è spostata di lì, perché non prendendo la piena, la mia battente, come dicevo prima, si sposta. Ecco che qui la difesa magari non c'è se succede una cosa del genere. Quindi adesso faccio un esempio velocissimo per far comprendere il concetto. Forza di fallo, ok, soluzione facile, intuitiva, ma poi magari faccio i punti, ma non ottengo la difesa, nel giro successivo l'avversario ha la replica e mi recupera tutti i punti che avevo fatto io prima. Cos'è che potrebbe anche succedere? Adesso abbiamo fatto l'esempio di un angolo impostato sul largo. Se al contrario avessi un angolo impostato sullo stretto, così sarei chiaramente sullo stretto per un tiro di angolo, e volendo portare per la correzione tramite porzione di palla, in questo caso al contrario, devo prenderla a sinistra, devo porzionarla di qua, perché voglio fare in modo che la biglia avversaria vada a finire in un punto più lontano dall'angolo per allargare questo tiro. Porzionando la sinistra, cosa succede? Potrebbe succedere, anzi, succede sicuramente che la battente si sposterà di lì. Ed ecco che spostandomi lì va ad interferire sulla strada che fa l'avversaria. Se io provo a tirarlo, si è visto come la battente si è fermata lì, per poco non ho rimpallato. Adesso ero anche corta di forza, ma era solo per far vedere un esempio. Quindi in questa fattispecie qui, se provo a correggere con la porzione di palla, ho un forte rischio di rimpallo in questa zona qui. Quindi ulteriore inconveniente della correzione con la quantità di palla. Seconda opzione. Vario l'elemento punto di attacco sulla biglia, effetto. Degli effetti non abbiamo ancora parlato, magari avevo già pensato di fare magari un video, ma non l'ho ancora fatto. Adesso quindi qui lo accenniamo, ma magari poi verrà ripreso in seguito. Se io vado sul pieno di biglia senza effetto, so già che strada fa la biglia, partirà dritta e poi continuerà a partire a dritta secondo lungo questa linea qua. Abbastanza intuitivo come concetto. Se io prendo la biglia avversaria piena, ma impostando un effetto sulla linea, quella biglia avversaria lì non partirà più dritta secondo la linea che passa per il centro delle due biglie, ma si sposterà dalla parte opposta rispetto alla quale ho impostato l'effetto sulla mia battente. In pratica, se io da questa posizione prendo piena la biglia impostando un effetto a destra sulla mia battente, la biglia, l'avversaria gialla non partirà più così, ma partirà così, indicativamente. Il contrario, se la colpisco impostando effetto a sinistra, la biglia avversaria non partirà così, ma in questa, più o meno indicativamente in questa direzione qua, per dare l'idea. Quindi la variazione di questo elemento qua mi permette di andare sul pieno di biglia, quindi di controllare abbastanza bene la mia. Andando sul pieno di biglia, la mia tenderà a fermarsi lì. In realtà dopo l'impatto tende a spostarsi dalla parte dell'effetto. Quindi impostando effetto a destra e andando sul pieno di biglia, di quella biglia lì, la mia battente bianca tenderà a spostarsi un po' di lì, poi dipende dalla forza, ok, ma tenderà a prendere quella direzione lì, però comunque si sposterà già un pelo.
meno. Quindi io in questo modo riesco ad avere un controllo migliore della battenza, riesco a far prendere all'avversario la strada voluta. Quindi ottengo potenzialmente tutte e due le cose. Quindi, ad esempio, se io adesso mi sono impostata lungo una traiettoria di traversino stretto, posso qui correggere la porzione palla, se posso porzionarla sulla destra, come ho fatto prima per gli esempi di striscio e angolo. Però posso dire, provo ad andare sul pieno di biglia avversaria impostando un effetto a destra alla linea, di modo che l'avversario parte non qui, ma batterà più in giù, che è quello che mi serve per allargare il tiro, per tentare di andare sul rosso. Posso provare a pensare di fare una cosa del genere. Adesso l'ho allargato un po' troppo, anche qui devo saper valutare l'entità dell'effetto da applicare, perché se devo correggere tanti tanto ci vorrà un effetto grande, se devo correggere di poco ci vorrà un effetto piccolo, se devo correggere mediamente ci vorrà un effetto medio, anche qui potremmo farci delle tesi di laurea sull'entità dell'effetto da applicare a tutte le posizioni. Anche in questo caso consiglio è quello di provare sul tavolo con la pratica dell'esperienza di gioco che riusciremo ad orientarci più o meno. Qua ripeto, il senso del video è quello di esporre il concetto. Quindi questa potrebbe essere un'altra soluzione abbastanza buona. Adesso ho fatto qualche punto, la mia non si è spostata più di tanto, comunque questo tiro che si tira con una forza tranquilla, moderata, per cui ancora tranquillo, e ai nuovi tiri sono riuscito a ottenere una divisione di castello. La difficoltà di questa soluzione qui è di prendere l'esatta porzione di palla, perché un conto è prendere l'esatta porzione di palla tirando senza effetto. Quando io imposto un effetto alla biglia battente, devo fare in modo che, mentre voglio farle prendere questa direzione qua, può succedere che non prenda quella direzione lì, perché impostare un effetto vuol dire colpire la biglia battente più alla destra o più alla sinistra del suo centro. Colpendola più alla sinistra o più alla destra del suo centro, la biglia potrebbe partire con un leggero sbandamento, anche questo è un argomento molto importante, poi lo accenniamo solo. Quindi devo fare attenzione a questo fenomeno qui, a non sbandare. Perché ad esempio se tiro così, magari io avevo mirato biglia piena, ma qua non sono andata sul pieno di biglia, l'ho posizionata sulla sinistra. Quindi devo fare attenzione a questo fenomeno qui. Adesso lo accenniamo solo, quindi con la pratica, inizialmente provando, bisogna fare attenzione che non succeda questo, che non si verifichi questa sbandata. Forza, vario la forza. Anche la forza può variare la traiettoria delle due biglie. La forza di solito si ricerca quella ideale per ottenere una difesa a fine corsa. Però variando quella forza lì, ecco che le biglie possono, anzi di solito succede proprio così, che cambiano traiettoria. Perché su questi biliardi internazionali qua, che hanno una sponda che è un profilo di gomma triangolare, si presenta il fenomeno del rientro. Questo fenomeno comporta che tutte le volte che aumento la forza, quindi tiro anziché tirare con un tiro misurato, tranquillo come può essere questo qua, tiro al contrario, a parità di diagonale, una forza più sostenuta, può cambiare la traiettoria della biglia. Perché tirando così forte, cosa succede? La sponda ha una certa elasticità, tirando così forte, la biglia è come se per un attimo la penetrasse, la schiacciasse. La sponda, subito dopo, essendo elastica, tenderà a riprendere la forma che aveva prima. Nel riprendere la forma che aveva prima, tenderà tra virgolette, a sputare via la biglia. Quindi l'angolo tenderà a chiudere l'angolo di uscita. Quindi questo è il fenomeno del rientro tipico
questi bigliardi internazionali qua, su bigliardi di altro tipo, come ad esempio i bigliardi a 6 punte strette, siccome hanno una sponda diversa, si verifica di fatto inesistente. Comunque qualche piccolo caso di rientro può verificarsi, ma sicuramente su questi bigliardi qui si verifica. Poi ovviamente dipende dalla durezza delle sponde. La durezza delle sponde si misura con uno strumento che si chiama durometro e si misura secondo una scala Shore, c'è questa unità di misura qua. E secondo questa scala Shore, che adesso mi sfugge quale sia perché ce ne sono diverse, comunque il valore ideale sarebbe di 40 Shore, con una piccola tolleranza di 1 o 2 punti. Quindi se uno ha dei dubbi può farlo verificare. Con questo strumento di solito si verifica in fase di cambio panno, quando si toglie il panno dalle sponde, con questo strumento che va a schiacciare la sponda restituisce poi questo certo valore in Shore. Ad ogni modo, anche senza starlo a verificare, con un po' di pratica di gioco si capisce subito se le sponde sono troppo molli o troppo dure. Una sponda troppo molle tenderà a rientrare troppo, una troppo dura tenderà a rientrare di meno. Comunque, il concetto di base, che è quello che ci interessa sapere in questo momento qua, è che la biglia picchiata, quindi tirata forte, stringe la traiettoria, chiude un angolo di uscita, chiude l'angolo di uscita. Quindi, ad esempio, se io ho un traversino diretto impostato su una diagonale larga, adesso l'ho messo su una diagonale larga, anziché fare tanti calcoli, cercarmi la porzione di palla per stringerlo, posso dire, vado sul pieno di biglia, o magari con un pizzico, ma un pizzico solo di porzione da sinistra, da questa parte, che è quella che mi aiuta a stringere il tiro. Comunque vado indipendente sul pieno di biglia, ma semplicemente tirando forte, e non tiro più con quella forza del traversino che mi è passata, che era la forza di questo tiro qua. Abbiamo visto che la biglia è passata lì, quindi sono andato sul largo sulle castelle, ma infatti ero impostato inizialmente sul largo, lo sapevo che sarei andata più o meno in quel punto lì. Dicevo, anziché di tirare con questa forza qua, posso dire, ok, vado lo stesso sul pieno di biglia, ma tirando molto più forte. Tirando la sbarra ed ecco che con biglie impostate sul largo la biglia è finita sul rosso, è passata qui. Ovviamente questo è un tiro prettamente di attacco, perché cosa succede qui? Vado con una forza che non mi permette, difficilmente mi permette di valutare una rimanenza a fine corsa. Qui io tiro a buttare i birilli. Se magari sono in fase di chiusura o se in quel momento lì valuto di fare questo tiro qua o se sono molto avanti quel punteggio posso dire vabbè, lascio, non mi sto a preoccupare della rimanenza, mi preoccupo di buttare i più birilli possibili. Infatti adesso ne sono cascati 4 e sono cascati in combinazione proprio i 4 al centro, di quelli che sono al centro, quindi quelli che valgono di più. Tirando forte così, inoltre c'è anche la possibilità di sbirillare, adesso ho tirato talmente forte che non ho visto se è successo effettivamente quello o no. Vale a dire che c'è la possibilità che un birillo abbattuto da una biglia, mettiamo che una biglia passi così e butti giù questi due qua, tirando così forte cosa succede? Che i birilli abbattuti dalla biglia schizzano via così velocemente che ne fanno cadere su un altro e sono tutti punti validi. Quindi aumenta la possibilità di ottenere più punti grazie a questo fenomeno qui. Quindi questo è un esempio velocissimo per quanto riguarda la correzione di un tiro variando l'elemento forza. Posso variare anche in combinazione, ad esempio la quantità di palle d'effetto, posso variare in combinazione se io ad esempio ho un traversino impostato sullo stretto posso dire, ma la prendo un po' sulla destra mettendoci un po' di effetto a destra, in modo che di cercare di trovare la giusta combinazione per allargare e far andare sul rosso. Quindi anche i vari elementi si possono combinare tra di loro, anche in questo caso qui, trovare la combinazione giusta, indicare la combinazione giusta per ogni possibile posizione che si può proiettare sul biliardo. Uno fa prima fare esperienza e
a trovarsi, a regolarsi da solo. Elemento che vi ha detto essere la sbracciata, elemento particolare, peculiare del giocatore, anche questo può tornare utile per correggere un tiro. Un esempio molto interessante, bello e carino, carino perché facile, fa uscire che non esce quasi sempre, mettiamoci quasi davanti, è relativo al tiro di angolo diretto impostato sullo stretto. Tiro che esce soprattutto sul biliardo battuto e esce bene, perché il biliardo battuto ha la tendenza di allargare questo tiro, quindi è stretto, ma quel biliardo li allarga, quindi mi tira dalla parte giusta. Questo al contrario di nuovo tende a stringere, ma magari esce lo stesso, ho fatto qualche prova prima, effettivamente qualcosa mi è uscito. Comunque, tiro di angolo impostato sullo stretto. Quindi questa è una posizione per questo biliardo qua, di angolo impostato sullo stretto. Sempre con colpi in testa sul pieno di biglia, al massimo se impostato molto sullo stretto posso aiutarmi con un pizzico di porzione sulla sinistra, è un aiuto in più che posso metterci, o se no posso andare sul pieno di biglia se valuto che devo correggere, che mi basta correggerlo di poco, che basta poco per correggerlo, anche qui subentrerà poi l'esperienza di gioco. Col metodo geometrico che abbiamo esposto prima è facile calcolare di quanti punti va corretto, quindi posso fare riferimento a quel metodo geometrico lì all'inizio per avere un'idea. Comunque, io ho questa posizione di biglia di angolo diretto sullo stretto e posso allargarlo andando sul pieno di biglia, senza effetto, semplicemente cambiando la sbracciata. Cioè, farò una sbracciata che darò la forza all'avversario per fare il suo percorso, perché è ovvio che devo dare la forza per arrivare al castello e magari posso impedire, o magari riesco a fare una misurissima rispetto al castello, di solito è più facile far scendere l'avversario in questa zona qua per cercare una misurissima. La misurissima è più difficile, la difesa più micidiale, ma difficile, è più difficile da trovare. Tirerò sempre questa forza qui con una sbracciata. Io la chiamo una sbracciata soave, nel senso che mi imposto, metto in moto la stecca, metto in movimento la stecca, e per colpire la biglia, per dare l'idea, io userò più solo il peso della stecca per colpire la biglia. Ho quasi la sensazione, così facendo, che sia la stecca a muovere il mio braccio e non il contrario. Braccio molto rilassato, quasi a mano morta, quindi proprio così, e puntando il peso della stecca, colpirò la biglia. Adesso è uscito lo stesso stretto, come dicevo prima, questo biliardo tende a stringere lo stretto qua, però indicativamente era quello che volevo dimostrare, era impostato su una traiettoria parecchio stretta. Questa sbracciata qui, soave, quindi andante, così, tende a sfruttare il scivolamento che si crea su quella sponda lì, lo scivolamento che si crea su quella sponda lì, tipica soprattutto del biliardo battuto, come ho detto prima. Su questo nuovo magari si verifica di meno, però io posso provarci lo stesso, magari metterlo su una posizione che è stretta ma solo di poco, e cercando di sfruttare questa opzione qui, questa sbracciata leggera soave, posso tentare di riuscire a risolvere il tiro. Quindi vado senza effetto sul pieno di biglia, quindi l'esecuzione più semplice che c'è. Andando sul pieno di biglia ho un buon controllo della battente, ma con questo espediente posso tentare di riuscire ad allargare la biglia e a tentare di fare punti e ottenere difesa a fine corsa. Il contrario della sbracciata secca, della sbracciata soave, come posto adesso, è la sbracciata cupa, cioè la sbracciata un po' a trattenere la biglia, al contrario a tenere la stecca chiusa, nella mano chiusa a pugno, quasi un po' stringendo, quasi un po' da irrigidire il braccio, non troppo, perché il braccio non
c'è in questo video qua, ma solo per darvi un'idea. Se ho un tiro di angolo impostato sul largo e voglio stringerlo, quindi voglio spingerlo di porzione posizionando la biglia sulla destra. Però so che facendo così la mia corre. Allora voglio che la mia si fermi lì il più possibile, non come prima che volevo che andasse, che quindi facevo quella bracciata soave. Voglio che si fermi lì. E allora non dico che la maltratto, ma tento di tranquilla, colpisco un po' sotto e voglio che si fermi lì, voglio che mi dia sconto perché so che tenderà a scappare. Quindi una cosa di questo genere. Quindi queste indicativamente erano le indicazioni di base che mi sono venute in mente pensando di fare questo video dal tono generico relativo ai tiri diretti. Sono indicazioni molto 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 generiche, me ne rendo conto, però per chi all'inizio magari adesso le sa e può provare a mettersi sul tavolo e tentare di applicarle e vedere cosa succede, c'è già un punto di partenza. Uno ha un punto di partenza, vede cosa succede, se succede subito cosa volevamo, se ti riesce subito che è finita lì. Se ci sono dei problemini, ecco lì che poi seguirò tentando di andare a correggermi. Ed ecco qui che entrerò nel campo già più complesso, quello che dicevo prima, dei segreti del biliardo, entrerò nel campo in cui andrò a ricercarmi quelle soluzioni di tiro diretto in cui corrono entrambe le biglie, quindi tiri diretti in cui di fatto non prendono la biglia avversaria piena, andrò a ricercarmi quelle soluzioni in cui corrono entrambe le biglie, ma posso ottenere una difesa a fine corsa, dovrò imparare come fare, posso inviare la biglia sul castello. Imparerò a riconoscere eventuali problemi di rimpallo che si presentano, perché quando le biglie corrono tutte e due è molto facile che le due traiettorie da qualche parte si incrocino. Il rimpallo che cos'è? È quando le due biglie arrivano contemporaneamente su quel punto di incrocio delle traiettorie, l'incidente stradale. L'incidente stradale succede quando, ad esempio, quando due strade si incrociano e due macchine arrivano contemporaneamente nel punto dell'incrocio. Quindi andrò a riconoscerlo, quantomeno essere consapevole dei problemi di rimpallo di quel tiro lì, e andrò, quindi una volta che ne sono consapevole, a studiarmi le soluzioni per evitarlo. Quindi questo video è semplicemente un punto di partenza per riuscire poi a progredire e a raffinarsi e a perfezionarsi sempre di più.